Non cambia il panorama sulla guida delle scuole gelesi per l'anno scolastico 2016-2017, confermati tutti i dirigenti dello scorso anno. Unica novità è l'incarico di reggenza per il primo circolo Antonio Taldisio, l'unico rimasto senza dirigenza. Un incarico affidato ad un decano tra i dirigenti gelesi. Si tratta del preside dell'Istituto di Istruzione Superiore Eschilo Gioacchino Pelletteri, che è ritornato dopo 4 anni nella scuola di Via Feace che ha diretto per un ventennio. Trovo una grossissima novità in quanto e questa scuola nel frattempo ha subito dei cambiamenti notevoli e quest'anno questa scuola ricomprende anche l'ex quinto che poi era diventato ex terzo e che quindi quest'anno quindi Santa Maria di Gesù e le Benedettine confluiscono nei Cappuccini per formare il primo circolo. Conosco gran parte di tutti gli insegnanti, ho ritrovato il mio bellissimo panorama sul mare. Ho ritrovato tantissime amiche, collaboratrici e professioniste valide con cui speriamo di trascorrere un anno intenso di impegni e di attività. Pelletteri trova una scuola che è stata ben diretta dal suo predecessore Adriana Quattrocchi. È un bel ricordo perché fra l'altro devo dire che in questa scuola, quanto nei 4 anni che io che mi hanno visto lontano, c'è stato un pensionamento, una festa, sono sempre stato invitato, quindi c'è stata un'assoluta continuità, anzi mi ha telefonato la collega, mi ha telefonato ieri molto cordialmente, e ci faremo un passaggio di consegne pedagogiche e didattiche senza alcunissimo problema. Quest'anno dunque Pelletteri dirigerà un comprensivo oltre al classico e al liceo delle scienze umane. E nella scuola succede che a volte un dirigente debba avere più scuole. E penso che 23 anni, 24 anni di esperienza di dirigenza siano sufficienti per saper gestire. E poi, ripeto, vedremo di trovare qui una soluzione di qualche insegnante, di qualche collaboratrice molto in gamba che possa anche decidere qualcosa in mia assenza, anche sentendoci solo per telefono. Buon anno scolastico a tutti i gelesi e a tutti gli alunni di questa scuola.